mi sembra un periodo giusto, un periodo di riflessione, un periodo anche di, che ha permesso ad alcune associazioni o anche a alcune individualità di posizionarsi come meglio credono dopo l'esito elettorale, però mi sembra importante che ora noi ritiriamo fuori la nostra voce e la nostra prospettiva. Quindi che cosa farete in maniera pragmatica? Allora, in maniera pragmatica costituiremo una terza associazione a cui potranno partecipare individualmente anche le cittadine e i cittadini che in ogni caso ritengono esaurito il ruolo delle loro specifiche associazioni, ma anche cittadine e cittadini che non hanno avuto un ruolo attivo nelle associazioni ma che desiderano entrare a far parte di questo percorso. Come andrà ad impattare questa nuova associazione sulle dinamiche del Consiglio Comunale? L'associazione di per sé, non avendo partecipato alla tornata elettorale, è un'associazione che raccoglierà sul territorio e riporterà all'interno del Consiglio tramite la mia persona, ma non solo, anche gli altri componenti civici del Consiglio, alcuni contenuti che avrà raccolto sul territorio. Allo stesso modo, dal Consiglio questa nuova associazione contribuirà, come le altre due già strutturate che sono Per Siena e Siena Sostenibile, a fare questa opera sul territorio di condivisione, di partecipazione e di informazione. Questo nuovo progetto politico in qualche modo secondo lei potrebbe stridere con la possibile sua posizione di Presidente del Consiglio Comunale di cui tanto si sta chiacchierando? Ah no, perché come è stato un po' tutto il nostro percorso civico, no, perlomeno di gran parte di noi non abbiamo mai dato una connotazione ideologica a quello che abbiamo fatto, per cui non è un'associazione che si pone in antagonismo a nessuna maggioranza o in alleanza a nessuna minoranza, è un'associazione civica che, come ha fatto tutto il percorso un anno prima il Polo, lo farà sul territorio ora, monitorando il ruolo e i comportamenti dell'attuale maggioranza, offrendo spunti, soluzioni, aiuto a governare la città oppure critiche, ma questo non è assolutamente ideologizzato. Le chiedo un primo giudizio sulla giunta che è stata appena scelta, che cosa ne pensa? È un giudizio abbastanza sommario naturalmente, però ecco, se devo guardare proprio i nomi e le competenze non mi sembra ci sia proprio un allineamento perfetto, però credo anche che comunque la destra che governa, che è poi la stessa che ha governato 5 anni fa, abbia imparato qualcosa e spero per la città, insomma, che non si ricada quantomeno nei meccanismi di controllo affaristico che ci sono stati negli anni precedenti.